tutti ragazzi e bentornati nel nostro canale YouTube. In questo video daremo dei piccoli suggerimenti, ok, un how to, di come fare certe cose con il cavallo. Ad esempio, vedremo inizialmente come legare in sicurezza il cavallo, sia al box o a una staccionata, oppure in un metodo chiamato I20. Continueremo poi parlando di come far mangiare l'erba in sicurezza al cavallo, in sicurezza sia per noi che per il cavallo stesso, per poi concludere su come gestire il cavallo che a mano fa un po' lo sciocco e tende a portarci in giro. Vediamo adesso il primo modo per legare il cavallo in sicurezza. Questa modalità si chiama I220. Che cosa significa? Si lega il cavallo semplicemente alle due estremità. Qual è il punto di forza di questo modo qui? Che posso girare intorno al cavallo senza problemi e in sicurezza. Prendo un'estremità e la leggo alla capezza. L'altra estremità sarà data dalla mia longhina. Che leggo con un'asola. Perché questa modalità sia ancora più in sicurezza per il cavallo, cosa vuol dire? Che se il cavallo dovesse prendere paura, scivolare, inciampare e quindi scappare in avanti, romperebbe la capezza oppure, ancora peggio, si farebbe male. È stato che ideato un metodo. Allora, come si fa? Si creano praticamente dei piccoli laccetti da attaccare alla capezza in modo che se sfortunatamente il cavallo dovesse scappare si rompano questi legacci e non tutto il resto, perciò il cavallo è libero di scappare e non farsi male. Serviranno semplicemente una forbice e uno spago come quello delle balle di fieno. Due, ovviamente, uno per ogni estremità. Creiamo un cerchietto e lo chiudiamo con un semplice nodo. In questa maniera qui. A questo punto lo leghiamo all'estremità della capezza in questa maniera qui. Ora possiamo legarci anche la longhina. Ripetiamo la stessa cosa dall'altra parte. Procediamo adesso con l'importantissimo nodo di sicurezza. A cosa serve questo nodo di sicurezza? Semplice, se il cavallo tira il nodo, tira la longhina, non si slega. Se invece tiro io dall'estremità, slego in un secondo il cavallo. È importante in caso di pericolo, in caso io debba slacciare il cavallo velocemente. La premessa per quando si lega il cavallo non ai 220 ma a un qualcosa, in questo caso alle grate del box, è che il nodo che facciamo, il punto di aggancio del cavallo, non può essere troppo basso rispetto alla linea del garrese del cavallo. Sennò il rischio qual è? Che il cavallo ci passi sotto la testa, quindi faccia così, e perciò è pericoloso. Oppure, ancora di più, che alzando la gamba si incastri il piede dentro. La lunghezza è altresì importante. Perché? Perché se il cavallo è troppo lungo si muove di più e anche in questo caso potrebbe incastrarsi di più. Procediamo ora a vedere come si fa il nodo. Partiamo da un'asola che passiamo intorno al punto in cui vogliamo legare il cavallo. Con l'estremità non attaccata al cavallo creiamo un'asola da passare all'interno dell'asola stessa. Posso continuare così, perciò fare un altro po' di asole, finché non rimango con la parte finale della longhina. Attenzione a non far uscire totalmente l'ultima estremità di longhina, sennò quello che abbiamo creato è un nodo normalissimo, che perciò non è di sicurezza. Quindi lasciamo la parte finale dell'asola. Se il cavallo tira, il nodo non si scioglie. Se tiro io dall'estremità, il nodo si toglie in pochi secondi. Accompagniamo adesso il nostro amico Furia a mangiare l'erba.
Sembrerà una cosa scontata, ma non è proprio così semplice come sembra. Prima di andare appunto fuori, però, soffermiamoci a vedere come si mette questa. È importantissimo nel periodo estivo, siccome ci sono sempre mosche e moscerini, proteggere le orecchie e gli occhi del cavallo. Questa è una retina, una mascherina per le mosche, formata appunto da una rete, una zanzariera, che non permette ai moscerini di passare. Gliela mettiamo prima dentro le orecchie, per poi concludere agganciandola sotto. Eccoci finalmente arrivati per la gioia di Furia nell'erba. Per far mangiare correttamente l'erba al cavallo, dobbiamo sicuramente fare attenzione alla nostra posizione. Come abbiamo visto ancora nel primo video, non possiamo stare troppo attaccati con i piedi al cavallo, sennò potremmo prendere un pestone e fidatevi, non è divertente. Altra cosa da tener conto è quella di non attorcigliarsi mai e poi mai la longhina sulla mano, perché in caso il cavallo scappi o comunque prenda paura, potrei andare a correre il rischio di rompermi anche le dita. Perciò la teniamo sempre in questa maniera, così, con l'asola. Ultima cosa importante da tener conto è quella che la longhina non può essere lasciata per terra, non può toccare per terra, perché potrei pestarla io, ma soprattutto potrebbe pestarla il cavallo. Quindi longhina leggermente sospesa e aspetto che il mio cavallo si goda il suo pasto. Dopo questa buffata direi che è ora di tornare in box. Cosa possiamo fare quando invece il nostro cavallo è un po' maleducato oppure pigro e non ha intenzione di tirarsi su dall'erba? Diciamo che quello che vi sto per insegnare vale anche se avete un cavallo al contrario, troppo esuberante, che perciò vi porta via perché non vuole stare fermo nel punto dove siete. Quello che vi sto per insegnare è un semplice passaggio di longhina, ok? Sganciamo la longhina dalla capezza e la agganciamo dalla parte destra. Passiamo ora la longhina sotto il mento del cavallo e l'estremità la facciamo passare dalla parte opposta. Questo metodo non è non crea sofferenza al cavallo, gli diamo magari fastidio nel caso in cui non ci ascolti. Perché? Perché la longhina è morbida e noi non gli stiamo procurando nessun dolore. Siamo giunti alla conclusione del nostro primo video di How To, cioè come fare certe cose, piccoli suggerimenti. Vi aspettiamo ai prossimi video, mi raccomando guardate quelli precedenti a questo e soprattutto lasciate il pollice in su. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!